Collegati con il palazzetto dello sport di Pianopoli, dove sta per avere inizio la gara del campionato di serie B2 femminile di pallavolo tra la Cofferlamese e la Pro Volley Team Modica. Al servizio la formazione ospite con il numero 5 Selene Richiusa. A sinistra in maglia blu con bordo rosso la formazione della PVT Modica guidata da Luana Rizzo, dall'altra parte in maglia bianca e bordi rossi la formazione della Cofferlamese, che ha effettuato il primo attacco murato dalla formazione ospite, che ora attacca. Vediamo questo attacco, tocca il nastro, può contrattaccare la formazione lametina murata Roberta Ferraro, dall'altra parte la Fico. Ha difeso l'Episcopo, poi il pallonetto vincente della formazione ospite con la numero 13 che è la Caruso. La formazione lametina è in campo con Franco, la giovanissima palleggiatrice. Ora c'è l'Eis per la formazione ospite. Dicevamo Franco in campo insieme a Roberta Ferraro, poi Serena Torcasio, Ilenia Buonfiglio, poi abbiamo Lucrezia Fico e Marica Costabile. In panchina ci sono anche la Rizzo, mentre c'è il primo attacco chiuso dalla formazione lametina con Roberta Ferraro. Dicevo, in panchina ci sono anche la Rizzo, la Galea e la Perri, forse ho sbagliato, non è Marica che è in campo ma è la Galea che è in panchina in questo momento, sostituita dal libero Spaccarotella, mentre attacca Modica, difende proprio Spaccarotella, murato il tentativo di Torcasio. 3-1 per la formazione ospite, che è in campo. Oltre alla Richiusa c'è l'Aleggio, che ora va al servizio, poi Noemi Episcopo. Diceva in questo momento Ferraro, vediamo l'attacco proprio della Ferraro, ha difeso il libero della formazione ospite, dall'altra parte difende l'altro libero Spaccarotella, poi dalla seconda l'attacco che era di Ilenia Buonfiglio, che è stato murato, cioè meglio difeso dal libero ospite. Vediamo ancora l'attacco e il muro lametino sull'attacco di Potenza, può attaccare ancora la formazione lametina con questa fast vincente di Serena Torcasio. Dicevo, la formazione ospite in campo Episcopo, Licitra, Caruso, Richiusa, Gabriele e Leggio. Prima linea Torcasio, Franco, Buonfiglio per la formazione lametina, mentre serve Roberta Ferraro. Vediamo l'attacco con questo pallonetto della formazione ospite, può attaccare ora e viene murata la Buonfiglio. 4-2 il punteggio per la formazione guidata da Luana Rizzo. Dall'altra parte sulla panchina della Cofer c'è Enzo Celi, vecchia gloria della pallavolo Lamezia. Servizio di Modica, ha ricevuto Ferraro, l'attacco di Fico, la difesa di Leggio a terra e poi Episcopo messo nella metà campo lametina, può attaccare con un pallonetto. Ilenia ha raccolto il pallonetto, il contrattacco era dell'Episcopo, difeso dalla formazione lametina, poi attacca ancora Ilenia Buonfiglio, difende il libero della formazione ospite e ancora la palla per l'attacco, la fast vincente di Torcasio. Aveva difeso il libero Ferrantello, ora sull'attacco di questa fast in diagonale della Torcasio c'è stato poco da fare. 4-3 il punteggio per le ospiti, mentre Galea va in prima linea al posto di Spaccarotella, quindi è Galea schierata da centrale insieme con Torcasio.
servizio proprio della Torcasio, ace, in difficoltà la ricezione di Modica. Ancora Serena Torcasio al servizio, ricevuto Licitra, vediamo questa palla sulla rete, la chiude a muro Franco, punto anche per Anastasia Franco, giovane palleggiatrice della formazione della Metina, e assente questa sera Maria Luisa Marra, palleggiatrice più esperta, purtroppo ha dei problemi e non è della partita. Servito ancora Torcasio, ricevuto Leggio, vediamo l'attacco di Piscopo, questa volta chiude bene l'attacco Piscopo. Era Marika Caruso al servizio per Modica, ricevuto Spaccarotella, alzato in bagher Franco, l'attacco della Buonfiglio è stato murato, ritenta la formazione della Latina, il pallonetto di Buonfiglio, in difficoltà Modica che riesce ad alzare la palla per un pallonetto che mette in difficoltà ancora la formazione della Latina, attacca ancora Modica, vediamo questa fast difesa dalla Fico, controattacca Elenia Buonfiglio, punto di Elenia, 6-5, passa in vantaggio la formazione della Latina. Servizio di Franco, vediamo l'attacco Piscopo, può contrattaccare ancora Buonfiglio, è il punto per la formazione della Metina. Ancora Anastasia Franco al servizio per le Lametine, 7-5 il punteggio, difficoltà la ricezione della Caruso, vediamo Piscopo, out, attacca out Piscopo e c'è il time out perché siamo sull'8-5, time out tecnico. 3 punti di vantaggio dunque per la formazione della Metina al primo timeout tecnico, che ricordiamo quota 8, il secondo sarà a quota 16. Era andato in vantaggio sul 4-2 Modica. Squadre che possono rientrare in campo. Si riprende con Anastasia Franco ancora al servizio. Ricevuto pallonetto dell'Episcopo, non riesce a sorprendere la formazione della Metina e chiude il punto Elenia Buonfiglio. Ancora Franco al servizio, ancora in difficoltà la ricezione di Monica, poi c'è un malinteso tra Galea e Fico, punto quasi regalato, aveva solo passato palla dall'altra parte l'Episcopo. Ed ora Sala Gabriele, la palleggiatrice, al servizio per Modica. Pallonetto di Galea, non ha effetti, vediamo l'attacco ancora di Piscopo ed il punto per la formazione ospite.
9-7 per la formazione aretina, serve ancora Modica, ha ricevuto Spaccarotella, attacco, c'è l'invasione a rete sull'attacco della Buonfiglio, l'invasione della Piscopo. La volta proprio di Buonfiglio al servizio. No, l'attacco di Piscopo a posto 2, difeso dalla formazione della Metina, e poi ha attaccato Ferraro, ha difeso ancora Nicitra dall'altra parte. Nicitra contrattacca Fico, tocca il muro, ci arriva Piscopo, ancora l'attacco del numero 8 Leggio, il contrattacco della Ferraro e in rete il contrattacco di Ferraro. Piscopo, ricevuto Spaccarotella, attacca Fico, difende Modica, vediamo il contrattacco, tocca solamente la difesa lametina sull'attacco della Leggio. 10-9, un punto di vantaggio per la formazione lametina. Servizio però c'è Modica con Noemi Piscopo. Servizio di Piscopo, difficoltà di gestione alla Metina, può comunque mettere dall'altra parte Galea, attacca Modica, ancora non riesce a giocare palla alla difesa alla Metina sull'attacco della numero 8 ospite. In questo momento è Leggio che sta mettendo i punti dentro per Modica, riceve ora Spaccarotella, vediamo l'attacco di Fico, palla a terra di Lucrezia Fico, 11-10 per la formazione della Metina. La volta di Maria Cristina Galea, altra giovanissima al servizio per la formazione della Metina. Passa la palla di Licitra e siamo 11 pari. Questo primo set della sfida tra Cofer Lamezia e PVT Modica. PVT che negli ultimi giorni ha ingaggiato Giulia Palmira Sotera, proveniente da Lodi, ragazza di Catania che da 10 anni che giocava al nord, ora è tornata in Sicilia, ma è arrivata da 2 giorni, quindi ancora è presto forse per schierarla, per l'allenatrice Luana Rizzo, è un'ottima giocatrice. Ora primo tempo di Serena Torcasio, 12° punto per le lametine. Mentre capitano Lenia Buonfiglio chiede la rotazione al tavolo, al secondo arbitro la signora Valeria Vitola, primo arbitro il signor Luca Verta, ricordiamo entrambi del comitato provinciale di Cosenza. Servizio di Fico. Abbiamo l'alzata al centro per il primo tempo, difeso dalla Buonfiglio, ancora attacca Modica e questa volta non riesce a difendere la formazione della Metina. 12 pari. Servizio Giulia Leggio per Modica. La fasta ancora, riesce a difendere questa volta la Piscopo, vediamo Licitra, difende Spaccarotella, vediamo l'attacco, Ferraro ha difeso Leggio, poi il pallonetto, non si è fatto sorprendere Spaccarotella, mette dall'altra parte
buon figlio, vediamo l'attacco ancora di Licitro, è sul nastro, quarto tocco per la formazione ospite, 13-12 Lamezia. Servizio Roberta Ferraro per la Cofer Lamezia, ricevuto Pisco, vediamo l'attacco di Licitra, la difesa di Spaccarotella, può attaccare, c'è un malinteso, errore nella formazione della Metina, palla finita in rete, forse voleva alzare una pipe la Franco, siamo 13 pari. Serve Licitra per Modica, alza Franco in bagher, attacca Bonfiglio, è riuscito a difendere Licitra, vediamo contrattacco, non ci riesce, Legge che ha spinto dall'altra parte la palla, attacca Bonfiglio ed il punto per la formazione lametina. ...14-13 Lamezia, servito Torcasio, ricevuto Ferrantello in libero, spinta palla nella metà campo della Cofer che può attaccare ancora Buonfiglio, Murata questa volta ma può ritentare la formazione della Lamezia, dall'altra parte con Fico, riesce a difendere Leggio, alzata in bagher, di Gabriele per Piscopo, difende Serena Torcasio, vediamo il contrattacco con una palla piazzata, non si fa sorprendere Modica che poi a sua volta sorprende con la Caruso dal centro, la formazione della Metina attacca praticamente senza muro mentre ora Celi manda in campo Rizzo al posto di Galea. Servizio Modica, riceve Spaccarotella, in difficoltà la formazione della Metina, è riuscita a mettere dall'altra parte, vediamo dal centro Murato questo tentativo, secondo tentativo, Piscopo out, attacco out di Piscopo. Servizio Franco dopo l'errore di Piscopo, attacca ancora Piscopo per Modica, Murato ma è muro out. Si è rifatta subito l'Episcopo, siamo 15 pari. Di Emanuele al servizio, abbiamo l'attacco di Fico, riesce a difendere Modica, Leggio, era out, tocca Ferrara nel tentativo di difendere ma era out questo pallone, peccato. 16-15 per la formazione ospite al secondo time out tecnico. Parziale praticamente di 11-7 per la formazione ospite tra primo e secondo time out tecnico. Partita importante questa prima del 2017 per la formazione lametina che assolutamente deve cercare la vittoria, non ha ancora vinto nessuna partita in casa in questa stagione, ne ha vinto due in trasferta, in casa due sconfitte al tie break, due partite che si potevano chiudere con i tre punti, ma è stata anche un po' di sfortuna nella formazione della Metina in queste due partite. Ora si riprende con Di Emanuele al servizio per le ospiti. Ricevuto Spaccarotella, vediamo l'alzata per Bonfiglio, non ha toccato il muro, palla out, non ha toccato il muro su questo attacco di Bonfiglio, 17-15 per le ospiti, più 2 per la formazione di Luana Rizzo, come all'inizio partita quando eravamo sul 4-2, Franco,
attacca con qualche difficoltà la Fico, ma riesce a conquistare comunque il punto Lucrezia Fico, mentre c'è Marica Costabile pronta ad entrare in campo al posto di Roberta Ferraro in prima linea. Servizio di Elenia Buonfiglio, non passa purtroppo, si ferma in rete. 18-16, poteva essere il pallone della parità, e ora Giulia Sotera va in campo nelle file della formazione ospite al posto della Licitra in prima linea a posto 4. Piscopo al servizio. Diceva Spaccarotella, vediamo l'alzata per la Fico, out anche questo attacco. 19-16 e c'è time out chiesto dalla formazione della Metina. Time out sul più 3 per le ospiti, 19-16. Classifica la formazione lametina a 8 punti, dicevamo 2 vittorie in trasferta e 2 sconfitte al tie break in casa. La formazione di Luana Rizzo invece 14 punti in classifica, praticamente a metà classifica. Squadre pronte a rientrare. Si riprende con Noemi Piscopo al servizio per la formazione ospite. Difficoltà la Spaccarotella in ricezione, c'è l'ace, sale a più 4 Modica. Momento importante della gara, Modica sta mettendo i punti per creare il solco. Ancora Piscopo al servizio, ace fortunato questa volta, la palla tocca il nastro e cade nella metà campo la Metina. Ancora Piscopo, non passa il pallone della Piscopo questa volta. Servito Paola Rizzo che rientra dopo lungo periodo di infortunio. Può attaccare Marica Costabile, mette a terra la palla nell'altra metà campo. 18° punto per le lametine che ora devono tentare il recupero. Ancora Paola Rizzo al servizio. Difficoltà alla ricezione ospite, Sotera ha messo nella metà campo la Metina piazzando la palla, contrattacco murato di Marica, ora Leggio, money out di Giulia Leggio, è punto numero 22 per la formazione ospite. Servizio di Modica, riceve Buonfiglio, può attaccare Marica Costabile, il punto numero 19 per le lametine. -19, -22, -3 con Lucrezia al servizio. Piscopo in ricezione, vediamo l'attacco di Sotera. E piazza la palla, c'è arrivata la Buonfiglio, poi Marica, out. Errore in attacco della Costabile. C'è time out chiesto
da Celi. Secondo time out chiesto da Celi sul punteggio di 19-23. Si rientra in campo, 23-19 per Modica, che è al servizio con Giulia Leggio. Ricevuto Marica Costabile, la fast curata out dalla Sotera, punto numero 20 per la formazione della Metina. Servito Costabile, ricevuto Piscopo, la fast murata della formazione ospite, protesta il pubblico, chiedeva il tocco del nastro, non del muro, mentre attacca ora Bonfiglio ed il punto numero 20 per la formazione della Metina, 20-23, cioè 21-23, 21-23 meno 2, e c'è time out ora chiesto da Luana Rizzo, allenatore della formazione ospite. Finale di questo primo set tra Coppel Lamezia e PVT Modica. Si riprende con Marica Costabile al servizio per la formazione della Metina. Due punti da recuperare per le Lametine di Enzo Celi. Passa la palla, riesce a rigiocarla Modica, a metterla nella metà campo la Metina, dove attacca ancora Serena Torcasio con un pallonetto, si è fatta sorprendere la formazione ospite, ancora il pallonetto vincente della Bonfiglio. A Caruso non riesce a toccare, a difendere il pallone, gli passa sopra, 22-23 meno 1. Ancora Marica Costabile al servizio, out, di pochissimo lungo il servizio della Costabile, ci poteva quasi uscire un ace. 22-24 e Giulia Sotera ora va al servizio. Ricevuto Costabile, la fast di Torcasio, difesa dalla Sotera, poi attacca out l'Episcopo. 23-24, fase calda della gara. C'è ancora time out, si gioca anche il secondo time out che aveva a disposizione la Rizzo, allenatore della formazione ospite. Un punto di vantaggio per le ospiti con la formazione della Metina al servizio, e a quel punto è un set ball, quindi è importante questo pallone. Nel frattempo è entrata Ilaria Perri al posto di Serena Torcasio direttamente al servizio, una palla che brucia questa. Servizio di Ilaria, ricevuto Sotera, vediamo, attacco di Piscopo, out, 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 è out, è out.
attacco out e siamo 24 pari. Ancora Ilaria Perri al servizio, palla lunga sulla Sotera, può attaccare dal centro con un pallonetto, riesce a difendere la formazione della Metina. Ancora Piscopo, la difesa della Metina, riesce a recuperare, a mettere dall'altra parte. Ancora Piscopo, e questa volta la palla passa nonostante il muro. 25-24, palla è passata e caduta nella metà campo la Metina, dopo il tocco del muro non è riuscita la formazione della Metina, la difesa, la copertura a rigiocare palla. 25-24, Modica al servizio con Caruso. Riceve Marica, in bagher l'alzata di Franco per l'attacco piazzato di lei a Bonfiglio, ci è arrivata la Piscopo, poi l'attacco della seconda di Leggio, difesa della formazione della Metina dalla seconda linea, Marica ha messo dall'altra parte, Piscopo, si arriva con un attimo di ritardo Marica. 26-24, chiude il primo set la formazione ospite. Ricollegati con il palazzetto dello sport di Pianopoli, dove inizia il secondo set della sfida tra Coffer Lamezia e Modica, campionato di B2 femminile di pallavolo. Primo attacco out della formazione ospite nella formazione della Metina del sestetto. Ora c'è Paola Rizzo in campo al posto della Galea nel sestetto, rispetto al sestetto che aveva iniziato il primo set. Qualche variazione anche nel Modica, che ora attacca e conquista il punto. C'è in campo Sotera, che era entrata nel finale di gara, Sotera che è arrivata da due giorni a Modica, non è stata schierata nel sestetto iniziale ma è entrata nel finale di primo set, ora viene confermata in questo secondo set, mentre servito Leggio per la formazione ospite. Attacca Lucrezia Fico, passa la palla, Ferrantello è libero che difende, attacco out di Noemi Piscopo, voleva la palla toccata la giocatrice modicana. 2-1 Lamezia. Lucrezia Fico al servizio, ricevuto Sotera che va ad attaccare, la palla era troppo esterna, riesce comunque ad attaccarla, tocco del muro e palla che cade dietro senza che nessuno ci arrivi. Due pari, proprio Giulia Sotera al servizio per Modica. Andiamo all'alzata di Franco in bagher per l'attacco di Roberta Ferraro, difeso dalla Piscopo che ora attacca, difende e spacca rotella. No, non era ottima questa alzata, è riuscito a mettere dall'altra parte la Torcasio, poi dalla seconda Leggio, difeso la formazione della Metina, ora mette dall'altra parte Fico. Vediamo ancora attacco di Piscopo, palla a terra. Sotera, riceve Buonfiglio, vediamo l'alzata, errore, doppia fischiata alla pareggiatrice della Metina. ...4-2 Modica come nel primo set, servito Sotera, servito Buonfiglio, vediamo Fico. È in rete l'attacco di Fico, non deve disunirsi ora la formazione della Metina, che è in campo con
Figo, Franco, Torcasio, Ferraro, Buonfiglio e libero Spaccarotella. Sostituire Paola Rizzo. Mentre attacca ora Modica, Piscopo, difende Spaccarotella, Torcasio in bagger e Franco mettono dall'altra parte. Può attaccare ancora Modica. La fast out. Fast out della Caruso. Roberta Ferraro al servizio, 5-3 per le ospiti. Abbiamo la Zada in bagher per l'attacco dell'Episcopo, difeso da Roberta Ferraro. Può controattaccare Buonfiglio ed il punto della Buonfiglio. Un solo punto da recuperare per le lanetine. Servizio di Roberta Ferraro. Attacco Buonfiglio, difende il libero Ferrantello. Vediamo il contrattacco. Piscopo difende dall'altra parte la Ferraro, poi Fico. All'altra parte c'è il bagger difensivo di Sotera, poi la fast della Caruso. Il muro non riesce a chiudere. Tocca, ma la palla è out. Servito Caruso, in difficoltà la ricezione del Torcasio, ma è riuscito ad attaccare comunque la formazione Ametia con Buonfiglio. Murato, il secondo tentativo, toccato dal muro, giocato dalla difesa del Modica e poi Piscopo sorprende con una palla piazzata la difesa lametina. 7-4. Servizio di Modica, ricevuto Torcasio, va ad attaccare Buonfiglio e conquista il punto. Servizio di Torcasio. La fast riesce a passare. La fast che era della richiusa ha dato il punto numero 8 alla formazione ospite, quindi al primo time out tecnico siamo sull'8-5 per le ospiti, eravamo sull'8-5 per la formazione lametina nel set precedente, si sono quindi invertite le cose. Si rientra in campo dopo il time out 8-5 per la formazione ospite. Servizio di Modica con la ricezione di Sandra Spaccarotella, l'attacco dal centro di Rizzo, murata e poi nessuno. O meglio, Rizzo aveva toccato dopo il tocco del muro, doveva poter intervenire solo la Franco, ma la palla è finita a terra. 9-5 Modica. Palla rimessa nella metà campo lametina, attacca Buonfiglio, out. Attacco e out. Riceve ancora Spaccarotella dalla seconda, Fico, Ferrantello è libero dall'altra parte, difende e poi il primo tempo
della formazione ospite dal punto numero 11 e c'è time out chiesto da Enzo Celi. Ha preso il largo la formazione ospite. Sei punti di vantaggio per Modica al servizio con la palleggiatrice Gabriele. Prima linea ci sono Leggio e Piscopo per le ospiti di banda. Al centro la richiusa, ha ricevuto Spaccarotella, vediamo l'attacco di Buonfiglio toccato dal muro, la copertura recuperata, poi c'è l'errore nell'alzata e Buonfiglio va a murare sulla Leggio e conquistare il punto per la formazione della Metina, punto numero 6. Franco. Servito Anastasia Franco, palla lunga, vediamo l'attacco Piscopo. Tocca Franco sull'attacco di Piscopo, ma non può farci nulla. 12-6 il punteggio. Noemi Piscopo al servizio mentre passa in prima linea Sotera. Attacca Buonfiglio, il punto, mare out di Ilenia Buonfiglio, il capitano della formazione della Metina. Serve Buonfiglio, ricevuto il libero Ferrantello, vediamo l'attacco di Leggio, difende Fico, contrattacco di Ferraro, ma la doppia, doppia fischiata alla Franco. ...13-7 il punteggio, ancora più 6 per le ospiti. Ricevuto Spaccarotella, attacca Fico ed il punto di Lucrezia Fico, punto numero 8 per la formazione della Metina. Ed è Paola Rizzo che va al servizio. Servizio di Paola, ha ricevuto Piscopo, vediamo l'attacco di Sotera, riesce ad arrivarci Buonfiglio, Ferraro ha messo dall'altra parte, può attaccare la formazione ospite, Leggio, la difesa di Franco e poi Ferraro ha messo dall'altra parte. Vediamo ancora dal centro il muro di Serena Torcasio, ancora una difesa di Franco, l'alzata in bagher per la Fico che è stata murata. Ed è il punto numero 14 per la formazione ospite, decisamente preso in largo ora la formazione di Luana Rizzo, mantiene il vantaggio costante più 6, 14-8. Servito Leggio, ricevuto Buonfiglio, vediamo l'attacco, pallonetto di Fico, difficoltà Modica, ma Noemi Piscopo rimette nella metà campo la Metina, attacca Ferraro, murata, si ritenta dall'altra parte Fico, ancora il muro di Modica, poi ancora Fico, il pallonetto, ci arriva Ferrantello, dalla seconda Piscopo, difende Buonfiglio, può attaccare Ferraro, no, in bagher, mette dall'altra parte, dal centro l'attacco di Caruso, punto numero 15 per le ospiti, 15-8. Mentre Celi fa entrare la Costabile al posto di Ferraro. Staffetta in famiglia, Costabile su Ferraro.
mentre è pronta Giulia Leggio a servire per Modica. Alza Franco dal centro, il pallonetto ottimo di Serena Torcasio per il nono punto della formazione lamentina. Siamo solito più 6 per le ospiti. Fico al servizio. Difficoltà la ricezione, il libero Gabriele, la palleggiatrice ha spinto nella metà campo la metina alla palla, Murato il primo tentativo di Costabile, poi Torcasio ha messo dall'altra parte, ancora la palleggiatrice che spinge nella metà campo la metina e questa volta l'attacco di Serena Torcasio è in rete, quindi arriviamo al secondo time out tecnico sul punteggio di 16-9 per la formazione ospite. Preso un buon margine di vantaggio la formazione ospite d'inizio gara e lo sta mantenendo. Dal più 3 del primo time out tecnico siamo andati al più 6, ora è arrivato il più 7 al secondo time out tecnico. Mentre Piscopo chiede la rotazione al tavolo prima di riprendere a giocare. Si riprende con Giulia Sotera, classe 92, al servizio per Modica. Ricevuto Buonfiglio, può attaccare Costabile. La difesa di Ferrantello sull'attacco di Costabile, contrattacco difeso dalla Buonfiglio, ancora dal centro Torcasio, il punto per la formazione lamentina. ...16-10... servizio di Marica, una palla lunga ricevuta dalla Sotera. Abbiamo l'attacco ed il punto conquistato da Noemi Piscopo, punto numero 17 per la formazione ospite. Servito Caruso, ricevuto Torcasio, può attaccare Buonfiglio, out questo attacco. Punto numero 18, set decisamente nelle mani della formazione ospite, si è disunita la formazione lamentina in questo secondo set. Non passa questa volta la palla della Caruso, di Marica Caruso. Può servire Serena Torcasio per la cover, difficoltà Piscopo, riesce comunque ad attaccare la palla e conquistare il punto. È stata brava la palleggiatrice ad alzare la palla bassissima, ha sbagliato in ricezione, l'ha attaccata bene, l'ha chiusa la Piscopo. Serve la palleggiatrice Gabriele. Riceve Spaccarotella in difficoltà, riesce ad alzare la palla da terra Franco, messa dall'altra parte, attacca però Piscopo e chiude. ...21-10 per Modica. Ricevuto Spaccarotella, vediamo l'attacco di Marica Costabile dalla seconda linea, la pipe finisce fuori ed effettua un altro cambio ancora Celi, ritorna Ferraro al posto di Costabile in campo. ...22-10...
ricevuto Spaccarotella, vediamo l'attacco a Bonfiglio, passa la palla ma c'è la difesa di Ferrantello, il contrattacco, un pallonetto difeso da Bonfiglio che va ad attaccare ma c'è il muro della richiusa. Selen richiusa, classe 93, 23esimo punto per PVT Modica. Ricevuto Spaccarotella dal centro, Caruso, Rizzo, Murata e poi sbaglia, Franco non riesce a far passare palla, l'ha attaccata in rete. Sette da dimenticare per la formazione della Metina, siamo 24-11, riceve Spaccarotella, alza Franco verso Bonfiglio, piazza la palla, ma difende Modica, contrattacca Piscopo e ci arriva in ritardo Bonfiglio, tocca, palla out. 25-11 il secondo set per la formazione ospite e siamo sul 2-0 per Modica. Ricollegati con il palazzetto di Pianopoli dove si gioca la gara del campionato di B2 femminile tra la Cofer Lamezia e la PVT Modica, 2-0 il parziale per la formazione ospite. Si riprende con Modica al servizio, Selena richiusa, cioè del primo servizio, errore della ricezione della Metina che mette palla sopra la rete e la Caruso ha facilità a chiudere il punto. Formazione ospite che è uguale a quella che ha giocato il secondo set, mentre attacca Bonfiglio, spinge la palla dall'altra parte, riesce a difendere la formazione ospite, poi Sotera sbaglia l'attacco, si ferma in rete. Formazione della Metina che è in campo con Bonfiglio, Torcasio, Rizzo, Franco, Fico e Ferraro, il libero sempre Spaccarotella, attacca Fico, c'è il muro della Sotera, Giulia Sotera si è rifatta dell'errore precedente. Leggio al servizio per le ospite, ha ricevuto Ferraro dal centro, Rizzo riesce a difendere Modica, può attaccare ancora la formazione della Metina, Ferraro chiude il punto, siamo due pari, chiuso il punto Roberta Ferraro. Rizzo al servizio per la formazione della Metina, non passa la palla, si ferma in rete. Paola Rizzo che rientra dopo l'infortunio, è stata fuori quasi tre mesi. Può attaccare Fico con un pallonetto. Non riesce a difenderlo, a rigiocare palla la formazione ospite e siamo tre pari. Servito Fico, vediamo l'attacco di Noemi Piscopo, out. Out questo attacco dell'Episcopo, 4-3 per la formazione della Metina, nei setti precedenti a 4 era sempre prima Modica
su 4-2. Pallonetto, non ci arriva nessuno su questo pallonetto del Modica. 4 pari. Marica Caruso al servizio per la PVT, che ha l'Episcopo in prima linea. Vediamo questo attacco di Ferraro, passa la palla a difeso Episcopo, che ora può contrattaccare, tocca il muro Ferraro, niente da fare per la Franco a muro, non poteva fare altro. La palla gli è stata data praticamente sulle mani del muro ospite, ha tentato di attaccarlo, ma c'è stato niente da fare con il muro molto più alto, più forte rispetto alla Franco. Errore, ricezione della Metina che ha messo palla direttamente dall'altra parte. Episcopo, il pallonetto passa. Passa di quel tanto che basta per finire a terra nella metà campo la Metina. Passata proprio a filo, si è fatta sorprendere la difesa della Metina, siamo già sul 6-4 ora per le ospiti. Money out di Roberta Ferraro, punto numero 5 per la formazione della Metina, 6-5 Modica, e c'è già il time out chiesto dalla formazione della Metina, dal tecnico Enzo Celi. Partita che è iniziata con notevole ritardo, ha avuto dei problemi la formazione ospite a raggiungere la mezza per via del maltempo, e poi c'è stato un incidente sull'autostrada ed è stata costretta ad uscire ad Acireale e fare la litoranea, quindi poi ha trovato un ingorgo ai traghetti e quindi è arrivata con notevole ritardo. Preavvisato dell'arrivo la federazione, che ha autorizzato lo spostamento della gara dalle 18 alle 17.30. Si riprende a giocare, c'è l'attacco dal centro della richiusa. Sette a 5 il punteggio per le ospiti, al servizio con la palleggiatrice Gabriele. Ace, malinteso nella formazione della Metina, e andiamo al primo time out tecnico con 3 punti di vantaggio per la formazione ospite sull'8 a 3. Sono detto 8 a 3, 3 punti di vantaggio, 8 a 5 il punteggio per le ospiti al primo time out tecnico. Posso rientrare in campo le squadre. Si riprende con Gabriele al servizio per Modica. Ricevuto Ferraro, vediamo sta fast della Torcasio, difesa dal libero Ferrantello, il contrattacco difeso dalla formazione della Metina, e poi Fico spara fuori questo pallone, peccato. Cambio nelle file e la Cofer, esce Fico, entra Marica Costabile al suo posto. Gabriele al servizio. Ricevuto Ferraro, vediamo l'attacco, Buonfiglio difende Ferrantello, è libero. Episcopo difende Ferraro dall'altra parte. Poi il pallonetto di Torcasio, riesce a rigiocare palla
formazione ospite, Sotera ha messo dall'altra parte della seconda linea, contrattacca, Bonfiglio viene murato e poi spinge dall'altra parte Torcasio, ma c'è il fallo fischiato della formazione della Metina ed il punto quindi per le ospiti. Gabriele ancora al servizio, vediamo l'attacco, Bonfiglio, il punto per la formazione della Metina. Su questa palla della Bonfiglio non riesce a difendere Modica, quindi il punto numero 6 per la formazione della Metina, 10-6. Servito Torcasio. Attacco di Leggio, ma c'è invasione a rete, aveva attaccato in rete la Leggio, ma il secondo arbitro Vitola ha visto l'invasione del Vizzo, secondo l'allenatore ospite è stato il pallone spostato dalla... cioè la rete è stata spostata dal pallone attaccato dalla Leggio, è finita in rete e poi è finito addosso alla Rizzo, l'arbitro ha fischiato l'invasione. 11-5. Marica dalla seconda, difende Ferrantello, poi Sotera, viene murato il suo tentativo, ritenta ancora. E il pallonetto vincente di Buonfiglio. Servito Franco. Abbiamo l'attacco Leggio. Passa la palla nonostante il muro, non ha chiuso bene il muro in questa circostanza. Ricevuto Ferraro, vediamo l'attacco, era di Bonfiglio. Per la verità non è riuscito ad attaccare, non riesce ad attaccare nemmeno la Caruso, che spinge però la palla dall'altra parte con un pallonetto dove la difesa della Metina si fa sorprendere e quindi cade a terra. Sta prendendo il largo anche in questo set la formazione di Luana Rizzo. Franco, l'alzata per Costabile, del punto di Marica. Punto di Marica Costabile, siamo 13-8, gap di 5 punti da recuperare per le Lametine con Ilenia Bonfiglio al servizio. Attacco dal centro della Caruso per il punto numero 14 delle ospiti. Serve Leggio, saluto Ferraro, Marica mette dall'altra parte, può attaccare Leggio, bagger difensivo di Marica Costabile, attacca Ferraro, difende Ferrantello, contrattacca Sotera, passa la palla della Sotera, punto numero 15 per le ospiti. Cambio nella Cofer, Cristina Galea rientra in campo al posto del Rizzo, era nel sestetto iniziale, Galea, Leggio, spacca rotella, in difficoltà in ricezione, l'arbitro ha fatto giocare, non sembravano tocchi molto puliti,
può attaccare, Ferraro difende la formazione ospite, poi Sotera viene murata, può ritentare ancora Sotera per Modica. Il contrattacco murato della Ferraro, poi Costabile mette dall'altra parte, può attaccare dal centro la Caruso. Primo tempo telefonato, ma comunque è passata. 16-8, siamo al secondo time out tecnico. Secondo time out tecnico con 8 punti di vantaggio per la formazione ospite di Luana Rizzo. Formazione già pronte a rientrare, ma deve trascorrere il minuto da regolamento. Si può riprendere con Giulia Leggio al servizio per la formazione ospite. Attacca Ferraro, difende la formazione ospite, contrattacco della Sotera, difeso da Spaccarotella, poi l'attacco alla seconda di Buonfiglio, difeso dalla formazione ospite, e poi Spaccarotella aveva difeso sull'attacco dalla seconda di Piscopo, ma non riesce a rigiocare palla la formazione della Metina. Sezione di Ferraro, attacca Marica, mette palla a terra Marica. 17-9, Galea va al servizio, rientra Torcasio in prima linea insieme a Ferraro e Costabile. Attacca Sotera, spinge dall'altra parte la palla, non potendola attaccare, deve ancora trovare le giuste misure con le compagne, visto che è arrivata da pochi giorni. Franco in bagher per l'attacco di Ferraro, che viene murata. Punto numero 19. Servizio di Sotera, ricevuto Ferraro dal centro, il primo tempo di Serena Torcasio, punto numero 10 per la formazione Lametina. Chiede la rotazione ora il capitano Buonfiglio della formazione Lametina per controllare la giocatrice che deve andare a servire. È Costabile che va in seconda linea al servizio. Servizio della Costabile, vediamo l'alzata di Gabriele per Piscopo. Fuori banda questo attacco di Noemi Piscopo, punto quindi per la formazione della Metina numero 11. È lunga a recuperare questo terzo set. Servizio di Marica, Ferrantello è libero in ricezione, Piscopo difende la formazione della Metina, va a murare Franco, brava questa volta, poi Piscopo, c'era sulla copertura Costabile, niente da fare, non riesce ad alzare palla. Sale a quota 20 la formazione ospite. Ricevuto
Ora Buonfiglio, vediamo l'attacco, Ferraro difende la Caruso, può contrattaccare ancora Piscopo, tocca, spacca rotella, niente da fare. Punto numero 21 per la formazione ospite. Certo, è sempre difficile riprendere dopo la pausa natalizia. Ci aspettavamo qualcosa di più dalla formazione della Metina, che dopo il primo set praticamente un po' è uscita dalla partita. Vediamo l'attacco di Piscopo, difende Buonfiglio, riesce a far passare la palla dall'altra parte Franco, ma è troppo lunga, è finita direttamente out. Era difficile da far passare, era stata brava, era riuscita ad alzarla, ma troppo no. Il resto non poteva smorzare la forza. Ora non riesce a far passare palla, poi ha messo il Buonfiglio dall'altra parte, dal centro, l'attacco della formazione ospite con richiusa e sale a quota 23 Modica. Caruso al servizio per le ospiti. Palla corta, ci è arrivata la formazione della Metina, ma sbaglia il pallonetto Torcasio, non passa la palla, si ferma in rete. E siamo praticamente all'epilogo di questa partita. Ha ben 13 match ball a disposizione Modica per chiudere la gara. Alza Franco, attacca Ferraro, passa la palla, niente da fare, punto numero 12 per la formazione della Metina. Servito Ferraro, ricevuto Sotera. Errore in palleggio del Gabriele, punto numero 13 per le Lametine. Servito ancora Ferraro, Ferrantello in ricezione con qualche difficoltà, attaccato Leggio dalla seconda linea, poi Torcasio, la fast vincente di Serena Torcasio. Tre punti consecutivi delle Lametine, ma è un po' tardi svegliarsi ora. Ferraro si ferma in rete e si chiude qui la gara. 25-15 l'ultimo set per la formazione ospite. Quindi 26-24, 25-11, 25-15 il punteggio per la formazione ospite che si aggiudica la gara per 3 set a 0.